Avevo 88 anni, adesso che li ho spenti tutti, ne ho di meno. Contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte, quando mi hanno liberato in Germania e che mi sono messo a guardare una farfalla, senza la voglia di mangiarla. Le farfalle non sono soltanto quegli insetti che volano davanti ai nostri occhi, nascono da noi le farfalle, siamo noi che creiamo le farfalle. In fondo la poesia è un tentativo di essere farfalla. La poesia è come andare in un fiume e a cercare se ci sono delle pepite d'oro. La poesia non è la poesia dei poeti, la poesia è anche una persona che passa. Può avere un gesto poetico, una cosa minima, uno che ti porta a casa una pera. Ringrazio un po' tutti per questa attenzione attorno al mio lavoro. Contini poi ha fatto in modo che in Italia si accorgessero di me. Nella sua antologia sui 100 anni di letteratura italiana aveva messo una mia poesia. Io non lo conoscevo. L'ho visto 10 anni dopo e quella volta gli mandai un telegramma. Pazienza, dovrò esserle riconoscente tutta la vita. Lettere di cielo è il primo film che io ho scritto e c'era Mastroianni. Io ero un professore ed insegnavo in una scuola. Mi chiamano da Roma perché avevano letto un mio libretto di poesie e così sono venuti per fare questa sceneggiatura che si svolgeva in Romagna. Ho lavorato questo lavoro. Il mio stipendio era di 39.000 lire. Il produttore mi dice: se vieni a Roma te ne do 300. Ho lasciato la scuola, sono andato a Roma e ho fatto 10 anni la fame. Fellini, quando abbiamo scritto Marco Arthur, effettivamente è probabile che l'abbia scritto più io in quantità. Vi ricordo che Fellini è non solo un grande regista, un grande sceneggiatore, è uno scrittore eccezionale, quindi non è che io cerco di rubare qualcosa. Io quando abitavo a Sant'Arcangelo avevo una grande ammirazione per Morandi e ho avuto il coraggio di andarlo a trovare in via Fondazza. Io sognavo di vedere lo studio dove facevi i quadri o d'altro, perché anch'io scarabocchiavo. Dico: maestro, mi faccia vedere lo studio. Senti, quest'altra volta. Sono tornato un'altra volta, mi dice: vieni. Mi porta nella sua camera da letto, si vede che quello era lo studio che avevi in casa. Sua camera da letto, una cosa rettangolare con una finestra in fondo, il suo letto in basso sotto la finestra appoggiato al muro, davanti a lui in terra una fila di bottiglie verso le quali le due sorelle che gli mettevano a posto la stanza dovevano buttare tutta la polvere. Così aveva ridotto come un paese sana questo paese dello Yemen, cioè o New York, questo mondo così nella polvere, che aveva perso la sua linea dura di bottiglie. Ormai una cosa si appiccicava all'altra, diventava un mondo unito che voleva dare una sensazione di grandiosità quando lui andava a letto. Appeso al muro, su un'assicella, c'erano dei vasi pieni di pennelli vecchi e magari senza un pelo,
E allora lui si mette a prendere questi pennelli, siccome era molto alto, mi venivano i pennelli proprio vicino agli occhi, io vedevo benissimo che erano pennelli senza un pelo, insomma, da buttare via, insomma, pensato. Preoccupato, ho detto, maestro, non importa, dopo essendo io li butto via, io. Come buttare via? No, dicevo, ho visto che lei ha preso queste cose di scarto, che non servono più, io ho pensato che li doveva buttare via. Ma dico, ma che cosa dice? No, mi perdoni, vieni con me, mi porta alla finestra, apre la finestra, mi mostra sotto un piccolo giardino, senza un fiore, senza niente, che c'era un cerchio di mattoni, forse per una vecchia aiuola. Dice, fra poco scendo e li seppellisco. Io ho parlato sempre poco, è strano, dei miei genitori, dei miei ba e della mia ma. Ed è un peccato perché mia madre era analfabeta, una piccola, fermava i cavalli, aveva un coraggio molto forte, più di mio padre. Mio padre non mi faceva mai carezze o gentilezze perché era romagnolo fino in fondo, rustico. Però vi devo dimostrare qual era anche la sua forza d'amore, come veniva fuori, come mi arrivava addosso improvvisamente. Torno dalla Germania, sono arrivato alle 9 della mattina. Mi presento davanti casa, che erano già le 2, vedo che lui era sulla porta col sigaro in bocca, io mi fermo a 4 metri e così lo guardo, lui mi guarda, si toglie il sigaro di bocca e mi dice, mi chiede, hai mangiato? E certo, moltissimo, è andato tutto bene, tutta cosa. E lui si avvia, mi passa accanto senza neanche da un gesto, si avvia verso una strada senza uscita. E io ormai volevo entrare in questo gioco stupendo di rapporto così rustico, ma profondamente preciso e pieno di un sapore d'amore bello. Ma dove andare? Dove è Candè? O da fuori? Lui si gira, da fare, mica posso stare qui a far strozzate. No, ma certo, allora entro in casa, mi fermo nella saletta con questi che sono venuti e uno mi chiede una cosa, un'altra, e io cerco di rispondere, guardavo attorno, quando vedo sulla porta uno che aveva una valigetta, ma dico, cerca qualcuno? Cerco lei, cerca me? Ma perché? Sono il barbiere, mi manda suo padre. Allora Adrio, noi scendiamo. Adesso mi pare che la cosa è che vai da fuori, mi segui, quando entro così, entri con me e così vedi sta facendo. Dai. Amo, nient'altro passi il convento. Nient'altro passi il convento. Vabbè, grazie, ce l'ho, Loriska.